Allora, eccoci qui a Palazzo Tronconi con Marco Marrocco, una presenza ormai quasi un abitué della nostra guida. Parlaci un po' della storia di Palazzo Tronconi, come nasce, del territorio, dici un po' di Beh, cose. la storia nasce circa 15 anni fa, 16 anni fa adesso, nel 2007, quando acquistai questo appartamento a Palazzo Tronconi, dentro questo palazzo storico all'interno del centro storico di Arce. Lì nel 2007 ebbi l'idea di fondare un'azienda vinicola. E così nel 2010 compri i primi terreni, non avevo nulla, quindi tutto da zero. Nel bene e nel male, è tutta prima nel mio sacco. Nel 2010, gennaio 2010, compro i primi terreni e pianto il primo vigneto il 25 febbraio 2011, in cui vengono piantate tutte queste antiche varietà autoctone, appena registrate nel 2009, come il Lecinaro, l'Olivella, il Maturano, il Capolunga e il Pampanaro, in 2 ettari e 2 di vigna. Adesso l'azienda ha 14 ettari e mezzo di vigneti, 7 ettari e mezzo di uliveti e un ettaro di vicciolini. Ci abbiamo tra l'altro anche la ricettività, il bed and breakfast e l'osteria, quindi venivano a trovare, facevano i quanti, importante, ci tengo sempre a sottolineare questa cosa, così potete toccare con mano effettivamente il lavoro che facciamo tutti i giorni, ci tengo. E niente, l'azienda parte da subito con l'agricoltura biodinamica, soprattutto dopo le esperienze maturate all'università, perché nel 2014 mi laureai in enologia, e da là nasce proprio l'esigenza, c'è cioè un approccio agricolo molto più, diciamo, ecco, sostenibile, sia per quanto riguarda la parte produttiva e sostenibile anche per quanto riguarda la parte enologica. Adesso l'azienda viaggia intorno ai 50.000 bottiglie, è orientata ad arrivare anche a 60-70.000, ma tutto dipende dall'annata, le annate diventano sempre più assurde. Ovviamente votata sempre e comunque alla qualità, alla massima qualità, a prescindere spesso, ripeto, a prescindere anche dalle annate, sfavorito. Per il resto, ripeto, venite a trovare, mi contattate sui social, su Instagram, Facebook o direttamente al telefono, vi aspetto. E una cosa, proprio a proposito di annate tremende, questa diciamo è una di quelle particolarmente difficoltose. Beh, purtroppo ogni anno, se prendessi vecchie interviste, sentiresti dire le stesse cose. Ma in realtà la realtà è quella, insomma, c'è un peggioramento anno per anno, le situazioni climatiche estreme. Quest'anno abbiamo subito, nel 2023 abbiamo subito il maggio-giugno fino al 15-16 giugno di piogge ininterrotte, non ci ha permesso di fare i trattamenti come dovevano essere fatti, e ovviamente la malattia è entrata, è stata devastante, e comunque quel caldo di luglio sicuramente sta portando giovamento, anche se dovremo fronteggiare sicuramente agosto, che è diventato un mese più instabile, più critico dell'anno. Vediamo. È in questo la biodinamica, comunque, come ci siamo detti pure prima durante la visita, insomma, aiuta dal punto di vista proprio della presenza in campo e quindi capire e interpretare un po' la vigna e quello che ti comunica e che ti dice, insomma. L'idea che sta dietro me stesso è quella di non lasciare nulla al caso. La biodinamica è il mezzo tramite il quale, insomma, cerchiamo di fare quello che possiamo fare in campo, e quello che dobbiamo fare lo facciamo, perché poi per il resto c'è, cioè, la quota parte percentuale, il 50% è il destino, tra virgolette, o chiamatelo annata. Però quello che possiamo fare in campo lo facciamo, e la dinamica ovviamente ci dà una grossa mano, coadiuvata sempre comunque da tanta competenza, tanta professionalità che è necessaria per portare a casa il risultato, insomma. Certo, e poi volevo, diciamo, avere un tuo pensiero riguardo questa associazione Ciociaria Naturale, che è appunto una bella novità nel panorama. Questa è una gran bella cosa, che nasce in una provincia votata all'individualismo. Aveva avuto la possibilità di fondare questa associazione composta da 10 viticoltori della provincia di Frosinone, che fanno più o meno, hanno lo stesso approccio in campo e in cantina. È stata molto entusiasmante perché si è iniziata in sordina. Adesso le riunioni, durante le riunioni che facciamo, escono sempre cose nuove, interessanti. L'associativismo è fondamentale, sia per crescere come persona, anche per crescere come imprese, perché
spesso e volentieri riusciamo a ripartire i costi su più aziende sulla larga scala. Questo ci permette di essere anche più competitivi tra i fornitori che utilizziamo. E soprattutto Ciociaria Naturale nasce con l'idea comunque sempre di sbarcare a Roma, no? Sbarcare a Roma. Ecco, anche in questo senso nasce anche recentemente la volontà di cambiare anche il CP Fusinale, no? A cui io faccio riferimento anche molti ragazzi dentro a Ciociaria Naturale fanno riferimento ai CP Fusinate, introducendo anche la denominazione Ciociaria, vino della Ciociaria, e togliendo addirittura gli internazionali dal CP Fusinale. Siamo un pezzo avanti come associazione e spero che questa cosa vada in porto a breve. Tutto questo soprattutto, diciamo, tra virgolette, per il mercato romano, sperando di allargarci anche al resto d'Italia, insomma. Perfetto, grazie mille. Grazie tante, un salutone, venite a trovare.